Storie italiane. Il topo di città è il topo di campagna. C'era una volta un piccolo topo che viveva in una grande città. Ritrovò una foto del suo amico che abita in un altro paese. Così decise di fargli una sorpresa e andare a visitarlo. Questo posto puzza, è così disgustoso. È odore di animali d'allevamento. Devo subito trovare la casa del mio amico. Ciao, mio caro amico. Come stai? Eccomi qua. Ti ho fatto una sorpresa. E che sorpresa? Benvenuto nel mio paese, caro amico mio. Sono così felice che tu sia qui. Hai attraversato tutta la città per venirmi a visitare. E così iniziarono a parlare delle loro vite. Hai fatto un viaggio così lungo. Sicuramente sarai stanco. Perché non vai a rinfrescarti? Nel frattempo, io preparo qualcosa da mangiare. Il topo di campagna andò nell'orto. Il topo di città iniziò a lavarsi. Va bene, ho deciso. Preparerò un ottimo pranzo e raccoglierò tutte le verdure. Nel frattempo, il topo di città finì tutta l'acqua che era a disposizione. Ah, c'è così poca acqua. La mia città è molto meglio. Il topo di città uscì, tutto infastidito. Vieni, pranziamo qui all'aperto. Ho preparato tante cose buone per te. Il topo di campagna servì delle patate dolci, radici di barbabietola, rape e latte fresco. È tutto pronto, accomodati pure. Il topo di campagna servì il topo di città. È questo il cibo che mangiate in questo paese? Un cibo insipido, un cibo tutto in sapore. Il topo di campagna cercò di fare una bella figura con il suo amico, ma invece non ci riuscì. Dopo aver pranzato, il topo di campagna decise di mostrargli le fattorie del paese. Ah, l'aria è così fresca. Posso anche sentire il profumo di quei fiori. E questi pallini verdi? Questi sono dei piselli freschi. I due si imbatterono in un ammasso di letame bagnato. Questa puzza è così sporco! La mia città è molto più pulita. Onestamente, mio caro amico, io non riuscirei a vivere come te. Come fai a mangiare questo cibo? Circondato da insetti e con tutta questa sporcizia. Vieni nella mia città e dimentica questo posto. Mi spiace che non ti piaccia il cibo, ma non c'è niente di sbagliato qui in campagna. Qui è tutto così buono e anche genuino. Vorrei che tu venissi con me in città per un paio di giorni. Per mostrarti come si vive. Ti farò mangiare formaggio, pasta, frutta secca e non solo. Che proposta invitante! Sono sicuro che sarai soddisfatto. Il topo di città iniziò a fare i bagagli per tornare nella metropoli. È giunto il tempo di tornare. E grazie, mi sono divertito. Ci vediamo presto in città! I due topi si abbracciarono e si salutarono. Pochi giorni dopo, il topo di campagna iniziò a preparare i bagagli per far visita al topo di città. Edifici alti, automobili splendenti, e qui è tutto veramente meraviglioso! Che bello, quante cose nuove scoprirò! Che rumore, mamma mia! Alla fine raggiunse il museo delle Mouse House. Benvenuto, benvenuto, caro amico! Benvenuto nella mia casa! Il topo di città fece entrare il topo di campagna all'interno della sua casa. Parlarono per un po' e intanto i domestici apparecchiavano la tavola. A un certo punto, il topo di città sentì il profumo e disse...
Ah ah! Ecco, amico mio, il cibo è pronto! Possiamo mangiare! Il topo di campagna era molto eccitato all'idea di mangiare quel cibo. Serviti pure, amico! C'è formaggio, latte, pasta, pane, burro di arachidi, dolci e frutta! Che bello! Sono veramente colpito dal vostro stile di vita! Penso che mi piacerà vivere in città! Non appena iniziò a mangiare, la governante tornò. Prese un bastone e li cacciò via. Sporche piccole creature! Ah, ah, via, via! Vieni, corri veloce, nascondiamoci! Il topo di città era molto imbarazzato. Non ti preoccupare, amico mio. Mangeremo non appena se ne sarà andata. Decisero di uscire per una passeggiata, fino a quando la tavola sarebbe stata libera. Vieni, ti mostro un luogo in cui si trovano tutti i tipi di cibi. Wow! E questo che cos'è? È un famoso grande magazzino! Videro un gatto davanti a loro, che correva a tutta velocità, senza mai fermarsi. Affrettati! Nasconditi! Oh, wow! Che cos'era quello? Il mio cuore batte così forte! Ah. Un grosso gatto grasso! Un minuto e se ne va! Stai qui, tranquillo! Dopo che il gatto andò via, i due entrarono nel grande magazzino. All'improvviso il topo di campagna vide qualcosa di molto strano. Oh, che cos'è questo? Fai attenzione! È una trappola per topi! Cosa? Una trappola per topi? Bene, io non so come spiegartelo, amico. Ma appena si tenta di afferrare il formaggio che c'è dentro, si blocca e non riesci più a venirne fuori! Penso che sto per avere un attacco di cuore! Questo è troppo per me! Beh, senti, adesso non fare l'esagerato. Basta essere prudenti! Beh, io ne ho avuto abbastanza di tutto questo correre e saltare ed essere continuamente spaventato e ancora spaventato! Guarda che mica sono venuto per questo a trovarti in questa città! Ma... ho deciso di ritornare a casa mia, nella campagna! È così tranquillo laggiù! Mi dispiace tanto per questo accaduto. Sai, io preferisco andare a mangiare cibi freschi nel mio giardino che restare qui ed avere anche paura di mangiare. È meglio vivere una vita semplice che riavere tutti i lussi della tua vita in questa grande città. Così il piccolo topo di campagna tornò a casa e vi rimase felicemente per il resto della sua vita.